Vi conduco ora al lupanare, signori, ma al lupanare dei ricordi, poiché le donne di cui subirete la deludente ossessione fino al desiderio più acuto non le vedrete neppure. Vi conduco nel vestiario delle morte e davanti a lembi di stoffa, davanti a vestiti vuoti per sempre e a corpetti fatti di nulla, davanti agli abiti smessi dei secoli e ai brandelli degli amori defunti, è là che voglio inebriarvi del doloroso oppio di ciò che avrebbe potuto essere e di ciò che non è più. Preparatevi ad ogni sofferenza. Qui ci troviamo nel regno dell'eterna malinconia. È un boudoir di spettri. In queste vetrine ci sono stracci di seta, di lino e di broccato, ma talmente evocatori. Stiamo per smuovere la polvere dei secoli. In questa polvere ci sono dei baci, della follia, dell'amore e delle lacrime, nostalgiche bambole. Il boudoir della morte, un boudoir funebre, pio e grazioso, sconvolgente come un'alcova, ma freddo come una sacrestia. L'incanto delle mode antiquate, il fascino doloroso delle viventi cose morte, signori, lo sentite anche voi come me? Sì, poiché vi vede impallidire per un'emozione potente e silenziosa. Preparatevi alla sofferenza. Non subite qui la presenza delle adorabili donne morte, di cui queste poche parure vi impongono la visione, più realmente che davanti allo smalto o alla tela di un ritratto. Il sortilegio delle stoffe consumate, i languori aristocratici di tutte queste oreficerie di seta e di raso. Qui regna un'atmosfera da chiesa, perché vi fluttua invisibile ma palpabile l'anima imperiosa delle vecchie aristocrazie, vecchi profumi, vecchi baci, vecchie lampade, lontane primavere, arie danzanti, vecchie porcellane, manierate e truccate, lussi aboliti per sempre. Sì, tutto questo è la mia giovinezza. In abito démodé e sciupato, come lo sono io stesso.